Grazie a questo video tu imparerai qualcosa che potrebbe cambiare la tua vita per sempre. Ti insegnerò ciò che ti permetterà di essere il migliore, il più interessante, il più misterioso e ciò che ti permetterà di conquistare tutte le ragazze che ti interessano. Tutto questo semplicemente distruggendo la credenza popolare più grande che noi maschi abbiamo, che ci fa pensare che è ciò che ci serve per conquistare le ragazze, ma che in realtà è ciò che ci allontana da loro. Per essere un connessionato puro e avere tutte le ragazze ai tuoi piedi, iscriviti a questo canale adesso. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi supportano nello shop col codice creatore OctiPFI. È solo grazie a voi se tra un po' di tempo potrò comprarmi una bella villetta con la piscina in cui portare tutte le belle fighe. Ragazzi, tutti, ma proprio tutti, pensano che ciò che attira veramente le ragazze e ciò che fa sì che un tipo abbia tutte le ragazze ai suoi piedi sia il fatto che uno sia divertente, simpatico, eccetera. C'è stato detto che per piacere le ragazze bisogna farle ridere. Le ragazze ci dicono che le piacciono i ragazzi che le fanno ridere. Dappertutto ci viene insegnato che bisogna impressionarle. Niente di più sbagliato. In questo video parleremo dell'importanza di essere seri con le tipe. Nel video di ieri abbiamo parlato di ciò che attira tutte le ragazze in generale. Quindi se ve lo siete persi ve lo lascio nelle schede così dopo ve lo andate a vedere. Nel video di oggi invece parleremo di ciò che non piace a tutte le ragazze. Che noi pensiamo che piaccia ma che in realtà non è così. Normalmente noi esseri umani siamo fatti per soddisfare la gente. Siamo cresciuti con dei genitori che avevano delle aspettative in noi e di conseguenza siamo cresciuti con questa idea di cercare di far felici i nostri genitori, di renderli fieri, no? Dove sei tu? Dove sei tu? Che idiota! È caduto! Quindi, essendo cresciuti con dei genitori che comunque dovevamo soddisfare le loro aspettative e cose di questo genere qua, ci siamo abituati a socializzare mediante i sorrisi, mediante il cercare di rendere felici le altre persone, cercando di farle ridere e cose di questo genere qua. Il problema però è che quando sorridi troppo, quando sei troppo divertente, fai sempre le battute, diventi prevedibile, non diventi più misterioso né interessante. È come un libro, una volta che l'hai letto e sai come finisce, non è più interessante rileggerlo, cioè voglio dire, perde il suo essere così tanto interessante. Quando tu inizi a diventare prevedibile, non sei più interessante, non sei tutto da scoprire, le persone iniziano a perdere l'interesse verso di te e lo fanno sia i maschi che le femmine. E qua sotto c'è un nemico. Quindi il consiglio molto importante di questo video è prendere la vita un po' più seriamente. Non sto dicendo assolutamente che devi essere serio e non sorridere mai e cose di questo genere. Adesso ti spiegherò molto meglio ciò che sto intendendo, quindi segui bene. Per esempio, quando vai a scuola cerca di focalizzarti di più sul lavorare e sul concentrarti alle lezioni piuttosto che cercare di ridere e scherzare con i tuoi amici. Potrai sempre ridere e scherzare con i tuoi amici, ma se stai attento alla lezione, uno, dai l'idea di una persona che comunque è molto focalizzata e concentrata e che non ha tempo per stronzate. E soprattutto questo ti aiuta, anche perché se stai attento alla lezione di solito poi comunque a casa hai di meno da studiare, eccetera. E quando sei con una ragazza focalizzati di più sull'ascoltarla, di più sul capire quello che ha da dirti, quello che vuole raccontarti, piuttosto che sul cercare di parlare, farla ridere ed essere divertente, tutte queste robe qua. Quando parli con le tipe non devi cercare di essere divertente, spiritoso, eccetera, ma devi ascoltarla. Per ascoltarla non intendo che l'ascolti così, ma che l'ascolti così. L'ascolti, ti focalizzi su quello che ti sta dicendo. Perché alla fine della fiera cosa significa essere seri? Significa essere rispettati. E per piacere a una ragazza devi far sì che lei ti rispetti. E se vuoi avere rispetto, questo video deve minimo arrivare a 20.000 like, ma proprio minimo. A scuola praticamente avevo un prof molto simpatico, molto divertente, di quelli che ti ascoltano, di quelli che sono sempre disponibili, eccetera. Il problema è che nonostante quel prof fosse simpatico, gentile, tutto quello che vuoi, nessuno lo rispettava, nessuno, perché sapevano che tanto lui era buono, era simpatico, era divertente, non avrebbe fatto niente mai di male a nessuno. Quindi tutta la gente copiava durante le verifiche, comunque non aveva paura di essere scoperta, oppure durante le lezioni dormiva o stava al telefono, faceva veramente quel cavolo che gli pareva. Perché? Perché tanto lui non avrebbe mai fatto nulla, perché lui era un prof buono, simpatico, eccetera. Poi invece avevo una prof stronza, una di quelle cattive che proprio ti impegnano a metterti il paletto super nel modo migliore. Sta prof, tutti avevano paura di lei, lei era stra rispettata. Quando lei passava,
tutti stavano attenti a non fare stronzate, perché sapevano che se facevano stronzate lei avrebbe preso il loro sederino, avrebbe fatto così. E tu non vuoi essere come il prof buono e simpatico che nessuno rispetta, tu vuoi essere come la prof stronza che tutti rispettano, perché solo così le persone staranno attente a come si comportano quando tu sei nei dintorni. Perché se sei simpatico e buono e gentile, tutti se ne fregano di te, perché tanto sanno già come ti comporterai. Ma se sei serio, sei un tipo che difficilmente ride, che difficilmente sorride alle battute inutili delle tipe, cose di questo genere qua, vedrai che verrai rispettato. Non ti sto dicendo di essere scontroso, è perché io lo so come sei tu, perché lo ero anch'io. Quando ero con i miei amici mi comportavo normalmente, quindi se c'era una battuta che faceva ridere, ridevo. E se dovevo fare una battuta perché ci stava in quel momento, la facevo. E fin qua tutto va bene. Il problema è quando ero invece intorno alle tipe. Quando invece ero intorno alle ragazze, il mio comportamento cambiava di brutto. Cercavo di essere una scimmietta ballerina. Cercavo di farle ridere, di fare le battute, di essere simpatico, di essere quello che intrattiene. Non devi mai cercare di far ridere le tipe con le battute o cose di questo genere qua. Non devi fare la scimmietta ballerina. Il concetto sbagliato è quello che sei tu che devi far ridere loro. Ma perché, scusa? Saranno loro che devono far ridere me. Cioè, perché io devo fare la scimmietta ballerina con loro? Saranno loro che dovranno cercare di far ridere me, no? Questo è l'atteggiamento che devi avere. Devi essere serio. Devi comportarti come ti comporteresti coi tuoi amici normali, come se non ci fosse nessuna figa nei dintorni. Coi tuoi amici cerchi di essere il più divertente e cercare di far ridere tutti? Non ci credo, guarda, neanche se mi paghi. Se devi fare una battuta la fai, ma se non la devi fare stai zitto. Questo è ciò che devi fare anche con le tipe. Non devi cercare di farle ridere apposta o robe del genere. Anche perché quando cerchi di far ridere una tipa, non è stupida, lo sa che cosa stai cercando di fare. Cioè, quando una tipa vede che tu fai tutto il simpatico, eccetera, anche se lo fai con tutte, comunque stai dando l'impressione di uno che cerca di impressionare. E quindi lei sa, ah, questo l'ho catturato, questo è uno che cerca di farmi ridere, anche lui ci starà provando con me. Anche perché le tipe pensano sempre che se cercate di farle ridere, ci state provando con loro, anche se magari non è vero. Mentre ciò che non si aspettano è che tu non faccia queste cose. Perché spesso si finisce per piacere alle tipe che non ci piacciono, invece alle tipe che ci piacciono non piacciamo mai. Facile, perché con quelle che non ci piacciono ci comportiamo tipo, ma chi se ne frega di loro, mica devo farle ridere, mica devo fare questo, mica devo fare quello, e quindi alla fine loro finiscono per, diciamo, essere attratte da noi. Mentre con le tipe che ci piacciono cerchiamo di fare i simpatici, divertenti, eccetera, e alla fine le tipe non gliene frega niente di noi. È strano, ma è così. Sono le femmine che devono intrattenere te, non tu che devi intrattenere loro. Se una ti chiede mai, se tipo esci con una tua amica, eccetera, e lei ti fa, beh, allora perché stai zitto, perché non dici nulla, tu dici, e perché tu non dici nulla? Ti credi meglio di me, voglio dire. Tutti i ragazzi cercano di impressionare le tipe, di essere carina e coccoloso, di essere divertente, cioè tra tutti. Ma ciò che veramente funziona invece è non farlo, è non fare ciò che fanno tutti, è fare il contrario. Chissà perché hai sempre cercato di far ridere le tue amiche, di essere simpatico, ma alla fine non ti cagavano di striscio. E invece a quello che non le caga di striscio, non le fa mai i favori, non le fa mai niente, guarda un po', invece si innamorano sempre di quello. Ti sei mai chiesto perché? Ora sai perché. Alle femmine piacciono quelli seri, quelli che usano il codice OTPFI nello shop. Quelli piacciono alle femmine, perché significa che quelli hanno una tega lunga. E chiaramente uno di voi sicuramente dirà, ma se sei serio sei sicuramente noioso, perché serietà significa noia. Assolutamente sbagliato. Io in questo momento non sto cercando di farvi ridere. Quando ti piace una persona, automaticamente quella persona diventa più divertente. Automaticamente. Quando una persona è cioè, perché una ragazza a cui piacete riderà per ogni stronzata che dite. Quando piace una tipa, automaticamente diventi super interessante e super divertente per quella tipa, automaticamente. Vecchio, tu puoi credermi oppure puoi non credermi, ma io te lo dico, se sei finocchio e se pensi che veramente essere spiritoso, fare le battute, eccetera, sarà quello che ti porterà ad avere un sacco di ragazze, continua pure. Se volete avere il segreto per veramente far sì che una tipa venga attratta da voi, dovete far sì che quella tipa si chieda, ma gli piace oppure no? Quella tipa deve avere il pensiero fisso. Lei non deve sapere se è nelle vostre grazie oppure no. Lei non deve sapere se a voi interessa lei oppure no. Quindi alla fine della fiera il tuo obiettivo è far sì che lei pensi, ma gli piaccio oppure no? Quando tu vai vicino a uno youtuber, cerchi di essere simpatico, perché non sai se lui è contento che tu sia lì oppure no.
Ma sei scemo? Ma sto tipo è scemo? Come stavo dicendo, quando sei vicino a uno youtuber, quindi tu cercherai di essere comunque gentile, simpatico, cercherai di comportarti normalmente. Io immagino che quando siete alle fiere e incontrate uno youtuber, non vi comportate come vi comportereste con i vostri amici che vedete ogni giorno, eccetera. Perché? Perché portate rispetto, perché non sapete cosa pensa quella persona di voi. E cercate di essere simpatici, di far ridere quella persona. Così pensate che lui penserà bene di voi. E quando le tipe non sapranno cosa voi pensate di loro, cercheranno di essere simpatiche, di essere divertenti. Un altro modo per piacere sicuramente alle ragazze è indossare le maglie ufficiali della Pura Fibra Italiana, chiaramente link in descrizione, o perlomeno sfoggiare fieri il codice OTPFI nello shop. Questo attira le ragazze, no? Le battute, eccetera eccetera. Vedrai che quando le tipe non sapranno cosa pensi di loro, sarai sommerso dalla baciolla. Sarai sommerso da gente che cerca di compiacerti, che cerca di essere simpatica con te. Tu sarai come la prof stronza che quando tu girerai, tutti avranno paura di te, avranno paura di comportarsi, di far stronzate nei tuoi dintorni, perché vogliono che tu pensi bene di loro. Perché se sarai il prof simpatico che fa le battute, che è sempre buono, tutti sapranno già cosa aspettarsi e se ne fregheranno di te, non ti rispetteranno.